È l'universo e il vuoto, l'universo e il vuoto, anzi, l'universo e il vuoto più scuro, il vuoto più profondo, l'universo e il vuoto più scuro, l'universo e il vuoto più profondo. Il fatto è che ieri, cari amici, sul Corriere della Sera di ieri è apparsa una bella paginata. Vedete che bella paginata, cari amici? Questo è ieri, Corriere della Sera di ieri. Dov'è che sta scritto? Dove sta scritto? Eccolo qua. Vedete? Corriere della Sera di ieri, sabato, vedete, 31 maggio 2014. Vedete? Eccolo qua. Eccolo qua. L'articolo l'ha scritto Pietro Citati. Vedete Pietro Citati? Vedete che c'è scritto, cari? Vedete? Vediamo un po' che c'è scritto. In principio fu il silenzio del mondo, l'assoluto secondo la morale taoista. Poi vediamo, perché è la recensione di un grande libro, di un grande libro. Esce per la Utet Extra il libro intitolato Il cavo e il vuoto, una raccolta del V secolo avanti Cristo. Sono delle massime che mirano all'equilibrio degli opposti. L'opera dovrebbe essere di Lieh Tzu. Nelle meditazioni di Lieh Tzu, un gioiello ancora ignoto all'Occidente. Sembra che quest'opera non sia ancora apparsa in Occidente. Ora appare, è intitolata Il cavo e il vuoto e appare nel catalogo Utet Extra. Ma vediamo un po'. Si sa poco di Lieh Tzu, il maestro del Tao, protagonista dell'opera tradizionalmente intitolata Vero libro della sublime virtù del cavo e del vuoto, ora proposto dalla Utet Extra nella collana a cura di Emanuele Trevi, con il titolo Il cavo e il vuoto. Allora, Lieh Tzu visse probabilmente tra il V e il IV secolo avanti Cristo, ebbe molti allievi e una moglie. Qua non si precisa però non si precisa che anche Lieh Tzu non scrisse un fico secco, non scrisse un fico secco come il Buddha, come il Buddha. Furono i suoi discepoli tante generazioni dopo, alcuni secoli dopo, a scrivere delle opere sul suo pensiero, a scrivere delle opere sul suo pensiero. Ora, ciò che è interessante è, allora, innanzitutto, diciamo che qua quest'opera sta alla base del taoismo, anche del confucianesimo. Il Tao, la parola Tao, letteralmente significa la strada, il sentiero, la strada è il sentiero che porta verso la verità. Poi Tao, in maniera estesa, la parola Tao riguarda l'universo, l'universo intero, l'universo. Ecco perché quest'opera, questo video, questa trasmissione è intitolata L'universo e il vuoto, e tra virgolette, il vuoto più scuro, il vuoto più intenso, il vuoto più intenso, più scuro, più scuro, più scuro. Allora, si adombra. Si adombra che all'inizio dell'universo ci fosse il vuoto. Potremmo tradurre il vuoto con il nulla. Potremmo il vuoto potremmo con il nulla. E certo che poi è più una morale, l'opera di Lieh Tzu, che visse tra il 4 e tra il 500 e il 400 avanti Cristo, è più che altro un'opera di etica, di morale, più che un'opera di metafisica, però tocca anche la metafisica. E il compito del saggio. Il saggio fa il vuoto in se stesso, cancella il proprio io, vedete quante assonanze con il Buddha? Il saggio fa il vuoto in se stesso, cancella il proprio io, annulla desideri e
impulsi, amori, odi, tristezza, gioia e collera. Non è per niente che in Cina e Giappone le religioni, le etiche più diffuse sono il taoismo e il confucianesimo assieme al buddismo. Tutto il Grande Oriente vede l'induismo, religione sommamente patriarcale in India, l'islamismo ben diffuso in Oriente, religione anch'essa patriarcale. Poi arriviamo però a buddismo, confucianesimo, taoismo, che investono tutta l'area, diciamo così, cinese, giapponese e anche in un certo senso indocinese, quella che i francesi chiamavano l'Indocina. E allora, com'è la metafisica? La metafisica orientale di taoismo, confucianesimo, buddismo, ma qua stiamo parlando però di questa opera del saggio Lie Tzu, che appare adesso in Italia con il titolo Il cavo e il vuoto, nel catalogo della casa editrice UTET, una grande casa editrice. Allora vediamo un po'. Il saggio fa il vuoto in se stesso, cancella il proprio io, annulla desideri, impulsi, amori, odi, tristezza, gioia e collera. Sì, vabbè, come vedete, il Buddha non è che il Buddha arriva dal nulla, eh. Il Buddha, alle spalle del Buddha ci sono tantissime etiche, tantissime filosofie. Forse il Buddha raggiunge l'apice, però il Buddha si avvale di una tradizione precedente. Allora, però c'è da considerare questo, che il Tao che vuol dire la strada, il sentiero, Tao, la traduzione letterale di Tao è strada, sentiero, e sì, è implicito che sarebbe la strada e il sentiero per la verità, insomma, per star bene a questo mondo, per la felicità, eh? Però c'ha anche delle implicazioni metafisiche, nel senso che ci dice che o al principio c'era il vuoto c'era una realtà priva di opposti, potremmo chiamarli il bene e il male, va bene? La creazione e la distruzione. Però la cosa strana è che già con la nascita del taoismo si distinguono due grandi polarità che voi ragazzi conoscete bene perché ne fate un grande uso: lo yin e lo yang, sono due grandi polarità che caratterizzano l'intero universo infinito ed eterno e caratterizzano tutto ciò che vive. Due polarità appaiono, cioè, prima dell'apparire di queste due polarità c'era una omogeneità universale o addirittura c'era il nulla. Addirittura il nulla, cari amici, è il cavo e il vuoto, addirittura il nulla. Ma a me interessa però far notare che già con il taoismo, il confucianesimo, il buddismo, nascono questi pensieri, potremmo chiamare queste grandi etiche, ma anche queste grandi religioni, nascono tra il 400 e il 500 avanti Cristo. Ma siamo già in patriarcato, sapete perché? Perché le due grandi polarità che voi, cari ragazzi e care ragazze, conoscete molto bene, lo yin
e lo yang, io lo so che voi utilizzate in continuazione queste due polarità, lo ying, e starebbe a determinare la polarità femminile, e lo yang starebbe a determinare la polarità maschile, però a livello universale lo yin, cioè la polarità femminile, sarebbe la polarità negativa, sarebbe la polarità fredda, sarebbe la polarità negativa, la polarità nera. Lo yin sarebbe la polarità negativa e sarebbe femmina, sarebbe. Mentre lo yang, la polarità positiva, guarda caso, sarebbe il sole, sarebbe il maschio, sarebbe il bianco, però lo yang è una polarità positiva. E lo so che il negativo e il positivo nel campo elettrico hanno un significato diverso, però nel nostro linguaggio qua occidentale il negativo è il negativo, il negativo sarebbe il male, e il positivo è il positivo, il positivo potrebbe essere Dio. Non so se mi spiego, cari amici, non so se mi sono spiegato. Io lo so, cari, che voi fate un grande uso di queste due parole orientali. Yin, che è la polarità negativa, è rappresentata dalla femmina, è rappresentata dal freddo, è rappresentata dalla luna, è rappresentata dal colore nero, il nero, o yin, la femmina, il colore nero. E voi fate un grande uso anche della parola yang, che è la polarità positiva, guarda caso, calda. Il sole maschile, è bianco. Ebbene, ma questo significa che siamo già in patriarcato. A me dispiace dire queste cose, a me dispiace tanto dire queste cose, cari amici, e questi sono grandi pensatori, ma indubbiamente, siccome il loro pensiero nasce nel 300, 400, nel 500, 400 avanti Cristo, è da mo che era stata fatta la scoperta della funzione dello sperma, da mo, perché... E i grandi storici ci dicono che la scoperta della funzione dello sperma avviene verso il 4000 al 3000 avanti Cristo. Sì, avviene in punti diversi, in momenti diversi. Vabbè, le cose non avvenivano, come si suol dire, in tempo reale, no? Se c'era una scoperta, che so, in Giappone, e non è che il mondo la veniva a conoscere, questa scoperta fatta in Giappone la conosceva in tempo reale. Forse passavano dei millenni prima che quella scoperta fatta in Giappone venisse a conoscenza del resto del mondo. Se pensate che noi grandi occidentali sino al 1492 nemmeno sapevamo che esistevano le lontane Americhe. Non so se mi spiego, eppure c'era una grande filosofia in Occidente, una grande architettura, una grande arte, grandi religioni, ma non sapevamo che c'erano le lontane Americhe. Se pensate che sino all'altro ieri non conoscevamo neanche l'energia elettrica, cioè l'energia nucleare, è stata scoperta nel 1930. E allora, cari amici, ecco qua che siamo già in fase patriarcale, con questi pur grandissimi pensatori, orientali, grandissimi, insuperabili, cari amici, e siamo già in periodo patriarcale, perché stranamente la famosa parolina yin, guarda caso, indica la polarità negativa e indica anche il femminile, il freddo, la luna, il nero, mentre la parolina yang indica la polarità positiva, il caldo, il sole, il maschio, il bianco. E vedete che già con questi grandi pensieri, con queste grandissime etiche che poi sfociano pure nella metafisica, e siamo già in patriarcato. E perché non è che del patriarcato, che del passaggio dal matriarcato al patriarcato troviamo delle tracce scritte, non è che troviamo dei libri, diciamo che vi ho detto tante volte che la prima opera bella chiara sul patriarcato è la Bibbia, il Vecchio Testamento, anzi il libro Genesi, il primo libro del Vecchio Testamento, e lì siamo, opera scritta, siamo tra il 1350 e il 1300 avanti Cristo. Sì, poi c'è anche Hammurabi, è il codice di Hammurabi che parla della proprietà privata,
però io poi vi ho detto no, spostiamo tutto un po' più vicino a noi, cioè spostiamo tutto al Vecchio Testamento, perché è nel Vecchio Testamento che ci sono i 10 comandamenti, capito? I 10 comandamenti come non rubare, non desiderare la roba da altri e non desiderare la donna da altri. Comunque c'è da riflettere, cari amici, che questi grandi, grandiosi pensieri, e qua parliamo di Lietzu, di cui esce presto in Italia un'opera che forse poco noto, conosciuto in Occidente, intitolata Il Cavo il Vuoto, Utet, e teniamo presente che siamo già in fase patriarcale, si è chiarito che la femmina è il negativo e il maschio è il positivo. E vi invito a riflettere, quando voi usate spesso la parola yin, che è la polarità negativa, e yang, che è la polarità positiva, ricordate che yin come polarità negativa poi indica la donna, il femminile, mentre yang come polarità positiva indica il maschile. Va bene, cari amici, come vedete, e torniamo sempre a questo tema, cari amici, questo ebook interattivo e multimediale, che presto, alla fine di agosto, ai primi di settembre, cari amici, appare nella versione inglese, per andare on the world. Bene, cari amici, vi ricordo che il titolo di questo video è, anzi di questa trasmissione, è L'universo è il vuoto più scuro. Tanti saluti a tutti voi da Serafino Massoni.